Renzi. No, no. Io avevo con Gerardo di tornare qui e vorrei scusarmi per il mega galattico ritardo. No, assolutamente, abbiamo intrattenuto poi. No, Nobili, sì. Esattamente. Amadeus per gli amici. Ci ha dato una mano Luciano Amadeus Nobili. Allora, ci sistemiamo prima però di incominciare. Noi vorremmo fare un omaggio a un grande italiano e quindi pregherei la regia di mandare le sue note senza della musica. Viva l'Italia dell'arte, viva l'Italia della ricerca e viva l'Italia della competenza. Matteo Renzi e Tommaso Labbate, grazie. Grazie Gerardo. Tommaso, non ci volevo mettere. Io sto nel centro sinistra. Una volta tanto. Chi ha il microfono? No. Elisa, abbiamo un microfono in più. Eccolo lì, vai. Ci avete un microfono? Grazie, gentilissimo. Grazie. Buonasera a tutti. È impressionante quanti siete. Io vedo sempre i post, quando ci sono le presentazioni dei libri di Matteo Renzi, recentemente seguo sempre i post del mio amico onorevole Luciano Nobili, che prende in giro Grillo con una vecchia frase di Grillo, che mo Grillo non la pronuncia più perché io sono Luciano, anche stasera non è venuto nessuno. E devo dire che qualche volta sono stato assalito dal dubbio che li mettesse lui tipo con Photoshop, perché effettivamente immaginare la presentazione di un libro con così tanta gente. Poi schifo da Renzi. La domanda che volevo fare era questo, però capito. Ma la domanda collettiva è: ma quando vi telefonano, se vanno mai telefonato per i sondaggi, ma voi glielo dite che votate Italia Viva? Perché è sovradimensionato. O è sottodimensionato? Partiamo da qua. Fai dire. Vabbè. No, intanto buonasera a tutti, grazie di cuore. Dovete mettervi e spostarvi, perché sennò dalla terza fila vi danno un calcione da dietro modello Gentile su Zico e Maradona ai mondiali 82. Spostatevi un attimo, ecco, grazie mille, scusate, anche loro fanno il loro lavoro. Intanto grazie a tutte voi, a tutti voi, grazie al vostro sindaco con il quale condividiamo qualche follia e che io credo sia un punto di riferimento non solo di Italia Viva ma di questo territorio e di tutti noi per i prossimi anni. Tommaso, cos'è questa comunità? È che c'è la voglia di tornare a stare insieme. Poi magari non tutti hanno letto il libro o non tutti sono di Italia Viva, anzi, però almeno si torna a parlarci, si torna a incrociarci, si torna a guardarci. Io trovo che quanti di voi hanno vissuto il lockdown da soli? Soli? Sulle mani? Chi è che l'ha vissuto da solo? Chi ha vissuto il lockdown? Tutti noi abbiamo vissuto il lockdown con difficoltà, ovviamente. Ma chi ha vissuto il lockdown da solo per 2 mesi? Il non poter salutare, abbracciare, stare insieme ad un'altra persona. Ci ha fatto capire che noi siamo innanzitutto delle persone che hanno bisogno di un popolo, di una comunità, dello stare insieme. E a me piace pensare che le tante persone che sono presenti alle presentazioni, più che per il libro, vengono per dire che noi abbiamo bisogno di riconoscerci tali. Una comunità di persone che stanno insieme, che hanno voglia di stare insieme e che hanno voglia di dire basta alla cultura dell'egoismo e dell'individualismo sfrenato. Quindi per tutti questi motivi grazie di essere qui con noi e grazie a chi come Elisa non solo ha organizzato una serata splendida. Ci diamo del tu, sì, facciamo, non ci conosciamo. I momenti dell'intimità ci diamo sempre del tu, io sì, e lei. Appunto, sì, è vero, ci conosciamo da tantissimi anni, tra l'altro. No, la curiosità che mi viene, no? Tu inizi il libro parlando di un nuovo tempo e di un nuovo viaggio. Fra l'altro anche la playlist che ti accompagna sul palco è una bellissima canzone di Cremonini, appunto dedicata al viaggio. Quello che ti voglio chiedere è che tu sicuramente, e nel libro lo delinei molto bene, hai un orizzonte da guardare, ma visto che il viaggio, Matteo, si compone dei compagni di viaggio, no? Lo diceva in un'altra canzone Francesco De Gregori, i tuoi compagni di viaggio che vedi in questa lunga traversata verso l'orizzonte delle cose di cui parleremo, che poi il libro è pieno di cose concrete e reali, è la compagnia di giro allargata di adesso, la Azzolina o
buona fede, ma vado oggi la pace provoca, ragazzi, è in forma. Ma rispondiamo. È dura. Giochiamo pulito, ci conosciamo da una vita, diciamo le cose come sono. Io faccio fatica a stare con i grillini, magari voi no. Io faccio una gran fatica. E faccio una gran fatica perché ritengo che il grillismo sia nato su una cultura politica di avversione verso gli altri. Era il vaffa dei. Io sogno una politica che fa delle proposte, non che dice ma vaffa dei. L'esempio più evidente di questi giorni, tu l'hai visto sicuramente, è quello di Danilo Toninelli. L'avete visto il video di Toninelli che sta a prendere il caffè, no? Sì. Uno dice, poveretto, ha tutti i diritti, anche lui, di prendersi il caffè. Gli si avvicinano due o tre, probabilmente, cos'erano? Casa Pound, Lega, non lo so cosa, magari erano solo cittadini, non voglio giudicare. E lo iniziano a incalzare dicendogli tutta una serie di cose che i 5 Stelle avrebbero dovuto fare e che poi non hanno fatto. Segnatamente polemizzano sul partito di Bibbiano. È l'antipolitica che colpisce uno dei suoi membri più evidenti. È come dire, chi la fa l'aspetti, si sarebbe potuto dire in un altro momento. A me fa tristezza che Toninelli si debba alzare e, mandando a quel paese, se ne vada. Perché è la dimostrazione del fatto che i grillini stanno ricevendo ciò che hanno seminato. Noi abbiamo salvato Bonafede, non so quanti di voi sono stati. Mi dite chi è stato triste quando ho detto che avremmo salvato Bonafede sulle mani? Nobili, alzala anche te, fate bene, perché Nobili fa lo splendido, ora è lì che stava a rosicare. Vale uno lo stesso. Più della metà probabilmente qui dentro. Tutte le volte faccio un referendum lo perdo. La cosa divertente è che immaginate me, conosco Alfonso Bonafede da quando eravamo al comune di Firenze insieme, lui non ci è riuscito a entrare perché l'hanno bocciato nelle elezioni. Ha detto le cose peggiori dei nostri, di Alfano, di Lupi, della Boschi, De Vincenti, Lotti, Guidi, mi sono dimenticato, Del Rio ha chiesto le dimissioni, di tutti. Avevo l'occasione per ridargli pan per focaccia, paro paro, la vendetta migliore, e gli ho detto no, perché noi non siamo come lui, perché noi non siamo giustizialisti, perché la politica non è vendetta ma è costruzione di un'idea alternativa. Allora vengo alla sostanza, vengo a rispondere alla domanda di Labate. No, non è la mia compagnia di giro. Sento l'Azzolina parlare e vedo una ministra che dice una cosa per vedere di nascosto l'effetto che fa. È la via Ianna Ciana alla pubblica istruzione. Cioè dice una cosa, poi guarda, fa i sondaggi e poi dice non va bene. Ma non si governa così. Una cosa complicata come la scuola. Io sono stato, vedendo moglie che doveva fare la maturità come insegnante, figlio che doveva fare la maturità come studente, ho visto che fino al 30 di maggio non sapevano le regole. E non è giusto, perché come ha scritto sul tuo giornale Paolo Giordano, l'esame di maturità doveva essere il momento più bello e più grande, perché per noi, tutti noi, ce lo ricordiamo come il momento in cui siamo entrati nel mondo adulto. Allora, non è la compagnia di giro, no, non lo è. Perché ci stiamo insieme? Ci sarà qualcuno di voi che dice sei stato incoerente? Sì, sono stato incoerente a fare l'accordo con i 5 Stelle. L'ho sofferto. Perché l'abbiamo fatto? Perché la politica non è espressione do un futuro alla
Orban alla democrazia italiana e do un futuro, io dico. Nella vedesse il nuovo Renzi alle porte, ma poi sono arrivati, come dire, innegabili, incontrastabili conquiste, avanzamento sul piano dei diritti civili, la legge Cirinna, cose che sappiamo. Secondo te, visto che comunque non del puro, ma del nuovo senz'altro la parte l'hai recitata, c'è stato qualcuno che ti aspettava, come dire, al varco, a questo lo sistema in un modo o nell'altro? Noi siamo partiti con la rottamazione alla Leopolda ed era un messaggio che molti hanno considerato un messaggio populista. Anche la rottamazione, no? Come dice l'abate, aveva degli aspetti che potevano essere visti populisti. Però noi avevamo un'idea di paese, cioè noi avevamo un orizzonte di paese profondamente rinnovato, per il quale abbiamo combattuto, sul quale abbiamo scommesso, per il quale abbiamo vinto tante battaglie e ne abbiamo perse una clamorosa, che è quella del referendum, che nasce alla Leopolda del 2010. Se voi guardate le proposte della Leopolda trovate superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero parlamentari, cambio del titolo quinto. Tutte le cose che poi 5 anni dopo, 6 anni dopo segnarono la grande battaglia campale del referendum. Noi avevamo un'idea di paese. Allora tu dici, però delle volte anche tu, Matteo, organizzato dal Presidente del Consiglio, mi fanno la domanda sulle auto blu dicendo, ma le sembra questa una priorità? Perché noi avevamo ridotto le auto blu. A parte il fatto che vuol dire, ascolta, giornalista cinese, che faccio? Invece me ne ha stessa messo le auto blu. Però è vero, noi abbiamo in alcuni casi accarezzato delle
mille questioni che potevano sembrare questioni di tributo a quello che allora era un populismo ante litteram. Forse sì, però altre erano anche questioni giuste. Il tetto ai dirigenti nella pubblica amministrazione. Dire che nessuno può guadagnare più del Presidente della Repubblica. Senatore, poi il deputato, poi magari vuole creare lavoro. Non ho motivo per dirle grazie. Non ho motivo per dirle grazie. Perché lei ha fatto il suo dovere a fare la legge sul dopo di noi. Ma sa invece non l'ha toccato il suo aereo. Sì, ma con lui infatti. Come stai? Ma certo, la bottiglietta. Guarda, questo si appassiona, viva la politica a basso populismo. Bravo. Poco prima che arrivasse il lockdown, tu poi fra l'altro, ma sono come dire, cioè, prova documentale di questo, sei stato uno dei primi, perché hai detto di essere, diciamo, di essere stato in contatto con Burioni, accompagnando la frase con un non sbaglia mai un colpo, effettivamente è stato uno dei primi della politica italiana ad aver individuato bene, ad aver fatto un ritratto a olio di quello che ci aspettava. Era impossibile chiederlo così nitido, perché nessuno penso potesse immaginare quello che ci aspettava. Però hai capito e hai tirato il freno a mano rispetto a una contesa che ti vedeva sulle pagine dei giornali, in giro, in televisione, da Vespa,
contrapposto al Presidente del Consiglio e, secondo alcuni osservatori, affiancato idealmente in questa, diciamo, lotta da quello che tu dicevi prima, l'omonimo, no? Salvini. Secondo te, se non fosse, diciamo, capitato quello che è capitato, il governo Conte avrebbe terminato anzitempo la sua avventura? Vabbè, non lo possiamo chiedendo a Lee Oswald se si poteva salvare Kennedy, quindi lo chiedo a uno che è direttamente interessato. Ora, di tutto, proprio Lee Oswald è quello che ha ammazzato Kennedy. Cioè, non bellissimo come immagine. No, cioè, ho detto no. Peraltro dopo 24 ore hanno ammazzato lui, quindi anche meno, diciamo. Va bene. Vabbè, però ci siamo capiti. Sì. Io non lo so. È evidente che c'era un problema con il Presidente del Consiglio, allora c'è stato dopo e si è risolto soltanto quando il Presidente del Consiglio ha iniziato a fare alcune cose che noi gli chiedevamo. Noi non abbiamo chiesto un sottosegretario, non abbiamo chiesto un ministro, abbiamo detto ci fai lo sblocco delle opere pubbliche, porca miseria, che ci sono 120 miliardi di euro bloccati. Tra l'altro ti ricorderai che in quelle ore, quando noi abbiamo proposto a novembre il piano shock, in tanti ci hanno preso in giro. Cioè, c'hanno i soldi, sono ricchi, che follia, dove li trovano? Adesso gli stessi che ci prendevano in giro hanno messo 200 miliardi di sblocco opere. Perché il nostro destino è, o sbagliamo i tempi, è dire prima delle cose che poi su cui tutti ti prendono in giro e poi alla fine dice però non hai tutti i torti di 80 euro. Per 6 anni ci hanno detto una mancetta elettorale, poi ci hanno aggiunto 5 euro ed è diventata la rivoluzione fiscale. Io sono lì che ancora mi domando, ma scusa, se ne abbiamo messo 80 euro ed era una mancetta, 85 perché diventa la rivoluzione? Ci deve essere qualcosa che non so. Il titolo quinto sulla riforma della sanità, insomma, se guardiamo al passato si prende la strada per tornare a casa. La vedo così, Tommaso. Stavamo lottando contro il Presidente del Consiglio? Sì. Poteva saltare Conte in quel momento? Sì. Dopodiché è arrivato il virus. Anche lì, la politica è cambiare. Non è rimanere, dici, ma io ormai ho detto che chiedo la verifica. Noi dovevamo fare l'incontro di verifica col Presidente del Consiglio nell'ultima settimana di febbraio, ti ricordi? Sì, sì. Cos'era, 27? Sì, 20. Si era anche fissato, se non ricordo male. Arriva il virus, io dico fermi tutti, tirate sul piede l'acceleratore, questa è una botta che ci stende tutti. Tant'è che in Parlamento io chiesi la zona rossa europea. Mi presero in giro in tanti. In realtà è andata come abbiamo visto. Ora è inutile stare a discutere del passato. Qual è secondo me lo scenario? Non si può andare a votare prima del 2023 perché non si può correre il rischio di dare il Presidente della Repubblica a una forza sovranista e antieuropeista. Noi mandiamo un deferente saluto e omaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui va il nostro rispetto. Il suo successore per noi deve essere altrettanto europeista e altrettanto filo atlantico, per essere chiari. Quindi dobbiamo arrivare senza scherzi su quel passaggio lì, 2022. Come ci arriviamo? Bisogna che le cose però accadano. Se il Presidente del Consiglio dice che mette 400 miliardi per l'economia e la cassa integrazione da 600 euro non arriva, quello che deve avere la cassa integrazione da 600 euro inizia a innervosirsi un pochino con il Presidente del Consiglio e con la maggioranza. Allora, meno chiacchiere, più sostanza. Se uno non riesce a far funzionare l'INPS, che vada a casa, perché l'INPS deve funzionare come una macchina svizzera, non come un... Avete visto, ha detto, quello dell'INPS ha detto, dice, non sono arrivati 600 euro perché... C'era l'hacker. A me ricorda quando Nobili in terza media non aveva fatto i compiti. Era sempre, me li ha mangiati il cane. Non c'era il cane. Ecco, più o meno la stessa roba.
a questo livello non puoi accettare di avere dei dirigenti dello Stato che dicono delle assurdità del genere. Se voi provate a dire una cosa del genere, nella vostra azienda vi licenziano. Non è immaginabile che l'INPS possa essere sopra tutte le regole e che il capo dell'INPS possa dire le cose che ha detto. E potrei fare dozzine di altri esempi. L'ANPAL, ma l'abbiamo visto sul DAP. Insomma, la situazione è incasinata vera. Bisogna far sì che le persone facciano la differenza. Ernesto Maria Ruffini all'Agenzia delle Entrate aveva il compito di dare i contributi a fondo perduto alle aziende, li ha dati in 20 giorni. Quell'altro è 3 mesi che va avanti con la cassa integrazione. Io vorrei fare un sondaggio in diretta. Quanti di voi o sono commercianti, liberi professionisti, architetti, giovani, ma anche imprenditori sulle mani? Chi è che non ha lo stipendio fisso, cioè chi non è dipendente pubblico, dipendente privato, chi non è pensionato sulle mani? Beh, questi qua rischiano il doppio degli altri. Voglio essere chiaro, un pensionato che prende poco non è felice, ok? Quindi non è che sta bene, non è che è garantito. Ma chi c'ha il negozio che è chiuso, che è stato chiuso 2 mesi, non è soltanto preoccupato per il Covid, gli girano proprio le scatole. Ecco, io vorrei che l'Italia si preoccupasse un po' meno dei Toninelli e un po' più di chi non riesce ad arrivare alla fine del mese. Tra l'altro evocavi questo piccolo inciso, mi è venuto in mente pensando all'identikit contrario del Presidente della Repubblica fantomatico, che sicuramente sarebbe arrivato, cioè, il quadro non mentiva e non mente nel caso in cui fosse iniziata una legislatura nuova, e pensavo a contrario che effettivamente quello che può essere eletto in questa legislatura potrebbe, costituzione alla mano, è anche successo, diciamo, da poco, essere la stessa persona che occupa adesso il Quirinale. È successo con Napolitano, potrebbe in linea teorica anche risuccedere, ma non volevo arrivare a questo, volevo arrivare a chiederti se secondo te il pericolo Salvini, che non è pericolo Salvini, nel libro parli molto diffusamente di cos'è il rischio del sovranismo al di là delle di quello che sono le beghe nostrane del paese, se secondo te nella forma più deteriore del Papete, visto che adesso anche lui ha perso un po' di mordente, ha una concorrenza interna, però bisogna sempre stare attenti perché pure Coca-Cola e Pepsi avevano una grande concorrenza tra di loro, però c'era mercato perché stessero bene sul mercato tutti e due, cosa che continuano a fare. Secondo te quel pericolo è alle spalle definitivamente oppure no? No, però secondo me abbiamo tutti capito una cosa, che il sovranismo fa male. Cioè, se noi chiudiamo le frontiere e siamo padroni a casa nostra e mettiamo i muri, guardate che alla fine ci va peggio. Tutta la narrazione sovranista, riprendi il controllo, chiudi il paese, tira sui muri, rende il paese molto, molto, molto triste. Vi faccio l'esempio. Io sto a Firenze. Firenze è meravigliosa. Godersi la città senza la massa di turisti ti dà delle emozioni e delle domande nuove. Ma c'è tutta la filiera, non del turismo dell'albergo e basta, ma dell'albergo che veniva servito da quello che portava la frutta o la carne che magari stava in Chianti o nel Mugello, che veniva gestito con quelli che portavano le comitive di turisti dalle crociere o dai luoghi tradizionali, che aveva le gite scolastiche, che aveva il pullman dentro. Che fa la fame. O ha messo da parte qualcosa, fa la fame.
ci sono, eh? Perché chi di voi ha alzato la mano ed è in crisi, ha alzato la mano e è in crisi. Ma negli ultimi 3 mesi abbiamo messo 28 miliardi di euro in più in banca. Perché? Perché non abbiamo fiducia nel futuro. Quindi si sta creando un paese rattrappito che ha paura del domani. Abbiamo detto che gli immigrati erano il nostro problema, che ci avrebbero portato le malattie con i barconi. Il coronavirus in Nigeria l'ha portato un cittadino italiano con l'aereo. Il coronavirus nel nord dell'Africa l'abbiamo portato noi. Questo cosa vuol dire? Che la paura dell'immigrazione non è una paura vera, per carità di Dio. Bisogna sempre avere rispetto per il timore delle persone. Ma voglio dirvi che il sovranismo fa male all'Italia. L'Italia è un paese che esporta, quanti siamo noi? 60 milioni. Quanti siamo nel mondo? 7 miliardi. Tutti sanno Made in Italy. Magari non sanno che cos'è. Magari scambiano l'Italia, l'olio italiano con quello cileno o con quello spagnolo. Però tutti sanno che l'Italia è qualcosa di buono, di speciale. Dice Italia, dice una cosa pazzesca. 60 milioni su 7 miliardi, abbiamo gli stessi siti patrimonio dell'UNESCO della Cina. Siamo noi la Cina al primo posto. Questa è l'Italia. Boris Johnson e Donald Trump hanno qualche problema, mentre una come la Merkel, che è destra, la Merkel è di destra, ma la Merkel è di una destra che magari avessimo noi in Italia. Io penso che per fare una Merkel ci vogliono dalle 82 alle 83 Meloni e le lascerei tutte in cambio merci immediatamente per avere mezza Merkel a darci una mano a noi. Riflessione è giusta, cioè non c'è nessun giudizio di valore se non questo sul sovranismo. Fra l'altro mi viene in mente quando Conte, più di un anno fa, era il rappresentante dell'altro prodotto giallo-verde all'epoca e si era presentato in Repubblica Ceca, che hanno un premier appunto sovranista. Fra l'altro con una richiesta semplice da esaudire, molto singolare, aveva chiesto al premier ceco se simbolicamente prendeva uno solo dei migranti che erano sbarcati in Italia. All'epoca il vice premier di Conte era Salvini, ministro dell'interno, e quello gli ha risposto di no. Perché effettivamente il sovranismo, lui è stato veramente sovranista con la Repubblica Ceca. Il sovranismo è quando tu praticamente stai all'interno del condominio e pensi solo all'appartamento tuo. È ovvio che le spese dell'ascensore non le vuole mettere nessuno, perché prima l'appartamento mio, nessuno pulirà le scale, ma qui sono dati, diciamo, incontrovertibili. Quello che ti chiedo, Matteo, visto che c'è un'area, l'ha dimostrato Berlusconi nell'intervista fatta al Corriere l'altro giorno, che pur essendo destra come la Merkel, ti dice vabbè, però rispetto ai soldi che possono arrivare dal MES, perché non mi devo prendere? Una cosa che avevi detto anche tu, ed è un orientamento che al di là della facciata convince anche i 5 Stelle più scafati. All'interno di quella area su cui gravitano Forza Italia, Italia Viva e più altre forze, diciamo, sparse, è immaginabile un orizzonte comune, visto che se non quelli di partenza, quantomeno i valori attuali sono comuni? Con Berlusconi non lo so mai, nel senso che, come è noto, io non ho mai avuto particolare antipatia per Berlusconi. Anzi, facciamo l'ennesimo sondaggio: chi di voi ha votato Forza Italia in passato? Te sempre due mani, una, vale sempre uno vale uno, direbbe. Chi di voi ha votato Grillo? No, come no, ragazzi, uno e basta. Intanto complimenti per il coraggio, ci sta.
Però chi di voi ha votato Lega? No, ora, però ragazzi, non me la raccontate tutta, eh? Oggi ho fatto a Caserta lo stesso sondaggio. Ecco, c'è uno. Ho fatto a Caserta lo stesso sondaggio e dice nessuno per... c'era 300 persone, nessuno per Grillo. Ho detto, oh ragazzi, avete preso l'80%, 5 stelle qui. Dice, ma nessuno qui, che sono tutti a casa allora, cioè guardate i figlioli, la zia, la nonna. E vabbè. Allora, io la vedo così. Berlusconi è un personaggio incredibile della storia italiana. Incredibile. Berlusconi è stato al governo più di De Gasperi, più di Andreotti. Berlusconi è stato più giorni a Palazzo Chigi di Giulio Andreotti, per dare un'idea di riferimento. È un personaggio di cui non so cosa scriverà la storia fino in fondo, ma è un personaggio che continua ad avere un ruolo. Non lo so se alla fine lo molla Salvini, non lo so, perché Berlusconi, tu lo hai intervistato, sai che fino all'ultimo è capace di giocare su tre tavoli, e prima o poi racconteremo che nella vera storia del patto del Nazareno a venir meno all'impegno è stato lui. Però Berlusconi è un uomo che ha una cultura politica ormai radicata di centrodestra europeo. Fu uno di quelli che convinse tutti a andare su Barroso, ha giocato un ruolo politico, ad esempio a me Tony Blair più volte ha detto Berlusconi non è del mio partito, ma quando c'era da parlare di Europa con Berlusconi ci parlava. Una volta chiesi alla Merkel, siccome c'era una polemica in Italia, ti ricordi la foto in cui Berlusconi va a telefonare e tutti stanno aspettando? Sì, come una foto, certo. Non so se vi ricordate quella foto. Ed erano i giorni è un video, non è una foto. Si vede lui che esce dalla macchina e poi lui ha detto che parlava con Erdogan. E la cosa divertente è che Berlusconi viene a cena a Panza, a Palazzo Chigi, per fare il patto del Nazareno. E io ero stato la sera prima a cena, no, avevo la sera dopo la cena del Consiglio Europeo con la Merkel, insomma, per fatela breve, Berlusconi continuava a dire, non è vero che voi della sinistra continuate a dire che io stavo chiamando le signorine per il bunga bunga, io stavo chiamando il signor Erdogan su richiesta della Merkel, che dentro di me dico, ora lo sistemo io. Il giorno dopo vado a cena e per l'appunto è una cena al Consiglio Europeo, si gira, ero accanto alla Merkel, c'era una interessantissima discussione, sicché con il mio incredibile shish inglese che è paragonabile soltanto a quello della Merkel ci mettiamo a discutere e gli faccio scusa una cosa, ma ti ricordi quella volta in cui c'era quella foto in cui Berlusconi, dice sì che mi ricordo, che fa lei, sai che in Italia è successo un po' di confusione, dice perché no, perché dicono che lui stesse facendo delle telefonate private, ma in realtà lui si difende dicendo che tu gli avevi chiesto di chiamare Erdogan o come dice Berlusconi il signor Erdogan. E lei mi dice, è vero, lei mi dice, io, siccome Berlusconi era il testimone di nozze della figlia, di una delle figlie di Erdogan, e stavano tutti litigando con Erdogan, l'unico che riusciva a parlarci era Berlusconi, la Merkel gli disse a Berlusconi, vai a telefonare a Erdogan per capire come facciamo la dichiarazione finale. Poi quello magari ci avrà messo il suo, sarà stato 5 minuti in più, era con quel telefono. Allora, per dire che cosa? Che Berlusconi è comunque un convinto europeista, Salvini e la Meloni no, Salvini e la Meloni stanno con la Le Pen, Berlusconi sta con la Merkel e penso che la differenza sia enorme. Aggiungo a tutti quelli che vi dicono che l'Europa fa schifo, se non c'era l'Europa avevamo fatto default noi a questo giro, se non c'era Christine Lagarde, donna di destra, europea, europeista, a fare la presidente di ECB, European Central Bank, eravamo saltati in aria. Se non c'era Ursula von der Leyen, già ministra della famiglia prima e della difesa poi di Angela Merkel, donna CDU, a fare la presidente della commissione, eravamo saltati in aria. E se non c'era Angela Merkel a avere un progetto per il futuro dell'Europa, che chi ha sentito il suo discorso di ieri riconosce, noi saremmo saltati in aria. Allora la sintesi è, non so che fa Berlusconi. Io poi ho un problema, che tutte le volte che mi parlano di Berlusconi mi accusano di essere il figlio segreto, quello che doveva fare. Una volta lo disse anche lui, in uno degli incontri al Nazareno, dice, ma guarda, io ti darei anche il 50% delle mie aziende. Ricordo che avevo Lotti e Guerini accanto, entrambi milanisti, dice, ma se c'è anche in Milan se ne può parlare, no ragazzi, fate bravi. Tutto questo per dirti che io non ho mai avuto neanche il voto di fiducia di Berlusconi. Lui ha votato Gentiloni.
per due volte, Monti tante volte, Letta all'inizio, a me non mi ha mai avuto di fiducia, c'è sempre stato un rapporto di rispetto ma di diversità. Io vorrei che tutti i rapporti politici fossero di rispetto con gli altri senza attaccare gli altri. Una parte della sinistra ha aggredito Berlusconi e Berlusconi ha aggredito una parte della sinistra. Oggi vedere che Romano Prodi al Festival delle Idee di Repubblica dice che si può fare il governo con Berlusconi, come se Nobile annunciasse la dieta. Questa non mi è venuta bene, però nemmeno a te. Cattiva? No, il primo che è contrario è Nobile. Ma dieta si intende ovviamente quell'organismo di potere legislativo, non tedesco. Mi ha fatto pensare, no, che effettivamente persino al VAR il signor Irrati avrebbe condannato Berlusconi nella vicenda del video, perché se tu ti ricordi poi la polemica in Italia si genera non tanto perché si vede lui che va a telefonare, quanto perché a questo punto abbastanza inspiegabilmente si vede inquadrata una Merkel decisamente contrariata che lo aspettava, quindi gli aveva detto sfiga. La mossa del cavallo... Però lei ammette, lei dice gliel'ho chiesto io, poi lei... La mossa del cavallo è un saggio che merita di essere letto, con delle cose che non voglio spoilerare, però un tema lo solleverei, non so se abbiamo spazio per un'altra domanda, un tema lo solleverei, perché senza spoilerare troppo il contenuto, nel libro si fa un esplicito riferimento al fatto che il 2020 o il 2021, comunque l'epoca post-Covid, possano, come dire, rappresentare una specie di nuovo 1900. Altrettanto rapidamente, boom, sono disceso giù. È un'esperienza bellissima. Non sto scherzando, cioè, anche vedere quelli che ti adulavano quando salivi su, che avevano bisogno di prebende, che ti dicevano ma come sei bravo, ma come sei, qualcuno esagerava e diceva ma come sei bello, ma lì era chiaro che era proprio adulazione pura. Sì, però lo dico io. Cioè, in quel momento lì, quando quelli se ne vanno, guardate che è un'esperienza umana fantastica. Io ve la consiglio. Lo dico alle ragazze e ai ragazzi più giovani, è bello sapere che la verità della tua persona non dipende dai giudizi degli altri. È bello guardarsi allo specchio e dire io ho fatto degli errori, ho fatto delle cose buone, ma sono io, non sono ciò che mi dipingono, come mi dipingono gli altri. Quindi questo è quello che è successo a me. Perché mi sono rimesso in campo, in gioco, a lavorare? Perché penso che questo paese ce la possa fare. Cioè io sono proprio convinto. Quando ero Presidente del Consiglio e dicevo ce la faremo, voi potevate sospettare un leggero conflitto di interessi. Ora sono tranquillo, sono fuori, non sono candidato a fare nulla, non faccio il senatore che è già tantissimo, do una mano, faccio la scuola di formazione politica, in questo caso andiamo a Castrocaro dal 26 al 28 agosto con i ragazzi under 25, mi impegno su questo e mi emoziono così e sono felice così, però sono convinto che l'Italia ce la possa fare. Quindi alla domanda di Labate come va a finire, dico può anche succedere che il coronavirus sia per l'Italia come è stata la peste, o meglio il rinascimento dopo la peste. Può darsi anche che si riparta, che si investa in farmaceutica, in medicina personalizzata, in innovazione tecnologica, in biologia, può darsi che si faccia una rivoluzione fantastica in cultura vera, educazione, ricerca, università, e vabbè, questa è la prima ipotesi. La seconda, però per far questo ci vuole una politica, Tommaso, degna di questo nome. Cioè, una politica che ti dice spendo 90 miliardi dei figli ma so dove li metto. Una politica che ti dice metto delle persone competenti e quello che è incompetente lo caccio. Una politica che ha un disegno. Se la politica è debole, quel luogo che si chiama politica viene sostituito da altri. Io ho riletto il discorso che ha fatto Bettino Craxi a proposito dell'esperienza del 92, che è molto famoso quel discorso perché è quello in cui lui chiamò tutti alle responsabilità. Il 3 luglio del 92 disse oh, se qui c'è un sistema che non funziona tutti ne siamo stati parte. Aveva ragione, tra l'altro.
poi ovviamente le responsabilità penali sono personali. Ma nessuno si alzò a contraddirlo. E lui disse: qualcuno mi si alzi e mi dia di spergiuro. Tutti zitti. Tutti zitti. Ma quel discorso vale la pena di essere riletto non per quella parte che è la parte centrale, ma per la parte iniziale e la parte finale. La parte finale è un messaggio incredibile sull'Europa, attualità incredibile sull'Europa. Lui dice: se non ci sarà un'Europa della politica, avremo un'immigrazione incontrollata, una finanza tecnocratica forte, cioè veramente quello che è successo. Profetico. Ma il pezzo iniziale che dice Craxi è: se si crea un vuoto, questo vuoto viene riempito. Potrebbe accadere anche adesso. Se la politica si limita alle dirette Facebook, è un problema per tutti. Se la politica segue i sondaggi, voi direte: facile perché ti lamenti dei sondaggi, c'hai i sondaggi bassi. Oh ragazzi, io i sondaggi non li ho mai guardati nemmeno quando erano alti, purtroppo, perché se li avessi guardati forse avrei potuto imparare qualcosa. Ma una cosa è studiare i sondaggi, una cosa è vivere di sondaggi. Quando la democrazia diventa io seguo ciò che dice la gente, la democrazia è morta. Quello è il Grande Fratello. Non fai politica, fai la nomination. E guardate che questo io l'ho visto chiaramente quando il 28 marzo ho chiesto di riaprire le scuole a maggio, dicendo: riapriamo le terze medie e le quinte superiori col test sierologico a tutti i ragazzi. Mi hanno preso per matto, forse anche qualcuno di voi, sicuramente qualcuno di voi. Grazie. È stato un commento, ha detto: 94% degli italiani il 28 marzo ha detto Renzi sbaglia. Dopo la Merkel ha riaperto, dopo Macron ha riaperto, a maggio lo stesso campione, il 63%, ha detto aveva ragione chi chiedeva di riaprire a maggio. Il sondaggio fa questo lavoro. Allora, in questo clima noi abbiamo una politica debole e, secondo punto, una magistratura divisa. Avete visto quello che è successo sull'affare Palamara? Ci sono tensioni. Io ho fatto giurisprudenza, lo confesso, perché c'erano dei magistrati che erano stati uccisi e quindi per me la magistratura non si tocca e si rispetta sempre. Penso a Giovanni Falcone, penso a sua moglie Francesca, penso a Paolo Borsellino, penso prima di loro a quel giovane giudice ragazzino ucciso, Rosario Livatino. Pazzesca quella storia di Rosario Livatino. Lui, peraltro cristiano, diceva: quando arriveremo nell'aldilà non ci chiederanno se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Frase bellissima, che io considero una delle frasi più belle che abbia mai detto e che ispira la mia riflessione quotidiana. Bene, può darsi che si apra una fase complicata e che, partendo dalla singola indagine, dalla zona rossa, dal problema delle mascherine, dal problema della gestione di un'emergenza, cresca qualcosa di, per me, preoccupante. Questo rischio c'è. Penso che l'unico antidoto sia far politica e vorrei invitarvi a far politica. Vorrei invitarvi a non cedere alla cultura del sondaggismo. Vorrei invitarvi, magari non la pensate come me, chi se ne frega, ma approfondite il dibattito, non fermatevi al tweet, vivete la vostra esperienza nel comune. La politica è bella e la politica è potere, sì, potere, non potere sostantivo, io sto al potere, io cambio, no, potere verbo, poter cambiare, poter fare, poter incidere, poter dare una mano. La politica è potere nel senso di verbo. Mi piacerebbe tanto che da questo giro del libro venisse fuori qualcuno che dice: vabbè, io continuo a crederci, continuo a buttarmi, continuo a metterci il cuore e non cedo alla cultura della rassegnazione e della pigrizia. Ti lascio... devi firmare i libri? No, sì. Nobili sta facendo la regia. Gerardo, sì. Qui c'è un problema. Sì. L'ultima, vai. L'ultima domanda e poi andiamo. Vabbè, al volo. Mi trovi molto d'accordo sul tema del sondaggismo?
anche perché chi surfa sui sondaggi va sempre a sbattere. In America parlano di, cioè, il mito della soglia dell'eroe, no? Se lo inventò la Gallup, che come sapete per chi lo sa è un grande istituto di sondaggi, e fissa la soglia dell'eroe quando tu hai la popolarità dell'80%, cioè quando l'80% degli intervistati dice che tu sei ok. In Italia l'hanno avuta Mariotto Segni e Antonio Di Pietro, nessuno di loro è mai diventato Presidente del Consiglio, quindi un motivo ci sarà. Ma alla luce di quello che dicevi poc'anzi, rispetto a quello che potrebbe succedere, come nel 94 c'era già Berlusconi in attesa di fare l'asso pigliatutto alla luce di una grande divisione che ci fu poi tra il centro e la sinistra, secondo te il possibile titolare dell'asso pigliatutto nel caso in cui succedesse il passaggio traumatico ancora a Terza Repubblica è dentro il palazzo e fuori? Se ci sarà è fuori, non può essere certo dentro, però io alla fine sono ottimista. Cioè, io ho visto un paese durante il lockdown che è stato serio. Cioè, ci hanno cambiato 8 autocertificazioni una alla settimana, sembrava un modello. Dicevo, te ce l'hai l'autocertificazione 6, sembrava l'iPhone. Dice, l'hai fatto l'aggiornamento. Ci hanno costretto a vivere ogni giorno l'elenco dei morti senza una riflessione vera su quello che stava succedendo. Quando uno muore durante il coronavirus, per il coronavirus, muore in un modo atroce, muore senza salutare, muore senza stringere la mano, muore senza i propri cari. Chi è morto durante il coronavirus è morto senza un funerale, senza un saluto. Una bella canzone che sicuramente chi ama Fossati conosce, Lindenberg, è difficile non è partire contro la corrente, ma casomai senza un saluto. E io penso che questi temi siano i veri grandi temi della discussione. Eppure, nonostante tutto questo, l'Italia è stata forte. Non è stata l'Italia che cantava sui balconi e basta, è l'Italia che comunque non si arrende, è l'Italia che ci prova, è l'Italia che ci crede. Io sono ottimista, quindi non vedo un futuro necessariamente grigio, però bisogna levarsi un po' di patina di noia, cioè basta questo assistenzialismo. Diamo i soldi alla gente per tornare a lavorare, non per stare a casa sul divano, non per fare il reddito d'emergenza. Facciamo la decontribuzione. L'Italia l'hanno fatta grande quelli che hanno costruito aziende, non quelli che sono stati dalla mattina alla sera ad aspettare. E quei lavoratori e quelle lavoratrici che stando in quelle aziende si sono spaccati la schiena. L'Italia ha in questo momento della gente meravigliosa che sta lavorando per il vaccino più degli altri. Ragazzi, a Pomezia stanno facendo i passi in avanti più grandi del mondo sul vaccino. Ma a Siena, è detto da un fiorentino che parla bene di un senese, che ci abbiamo ancora dal 4 settembre 1260 la ferita di Montaperti che ci è rimasta qui, che noi non la prendiamo bene, no? Soltanto otto secoli per accettarla. Bene, a Siena il gruppo del professor Raccuoli sta creando il primo farmaco vero contro il coronavirus. Allora l'Italia è questa. Io vedo tanta bella gente girando per il mondo, vedo il vostro sindaco, vedo molti di voi, vedo l'associazionismo, vedo il terzo settore, vedo la gente che continua a dare una mano, e quindi non posso credere che ci sia un futuro grigio per questo paese. Se dovesse esserci un problema, io non credo che i 5 Stelle o la Lega potrebbero ergersi a paladini del nuovo e quindi probabilmente, cioè, mostrare il cappio in Parlamento, per capirci, capito? Questi sono arrivati 25 anni fa, hanno mostrato il cappio in Parlamento e hanno detto Roma ladrona, la Lega non perdona. Ora si è capito che a essere ladrona non è Roma ma è la Lega, con i 49 milioni lo sappiamo, possiamo dirlo tecnicamente essendo passata in giudicato la sentenza. E allo stesso modo i grillini continuavano la logica di della frase bellissima di Pietro Nenni che ha citato Tommaso, il puro che trova uno più puro di lui che lo è pura. Ragazzi, è così anche per i 5 Stelle.
ci hanno raccontato che loro erano quelli bravi, buoni e giusti. Oh, hanno salvato più banche. Basta dire che 5 Stelle salva la banca e si trova quanto. Hanno salvato più banche e 5 Stelle nel giro di qualche mese che non tutti gli altri. Però la ricostruzione del futuro, secondo me, non passa da una polemica, passa da una capacità di fare squadra, di fare proposte. Questo è anche il senso di Italia Viva. Startup, piccolina. Quanto abbiamo? 3%, 2%, 4%? Non lo so. Io so che il giorno dopo le regionali in tanti verranno a dire: ah, pensavo meno. Però mica male. Vale in Toscana, vale in Campania. Qui siamo a un passo dalla Campania. Qui, tra l'altro, tante volte Gerardo ci ha raccontato la storia di quel ponte. Com'era? L'estate fa, com'era? Guaglione, com'era? L'estate fa Guaglione. L'estate fa Guaglione, che era la cosa che Borbone diceva all'ingegnere che costruì quel ponte. Anche qui quante metafore, Tommaso, tu che sei un uomo del sud. Io vengo da Caserta, da sopra Caserta, dove c'è un luogo bellissimo che era un opificio della seta pazzesco, incredibile. Arrivo qui dove c'era il primo ponte vero che ha ispirato tanti altri ponti, e noi abbiamo bisogno di un sud che lavori su questo, sulla bellezza del Made in Italy e sulle infrastrutture. Abbiamo bisogno di gente che non viva di reddito di cittadinanza. Per tutti questi motivi io sono convinto che noi possiamo farcela. Lavoro come un matto perché ci si faccia. Questa piccola startup che abbiamo creato è la startup che sta cambiando il corso della legislatura. Se non ci fossimo stati noi saremmo andati a votare, ci sarebbe Salvini. Se non ci fossimo stati noi non si sarebbero sbloccati i cantieri. Se non ci fossimo stati noi probabilmente si sarebbe passato il tempo a litigare sul niente. Allora diamo una mano, mettiamoci in campo, poi vada come deve andare. L'importante è non perdere mai la voglia di stupire gli altri e di utilizzare la mossa del cavallo. Grazie a Tommaso Labate, grazie mille. C'è il sindaco, forse voleva dire. No, io vorrei che Matteo si soffermasse invece sull'ultima parte del libro, l'ultimo capitolo, la lettera della partenza. Vuoi fregare il posto alla base? Perché no, per carità, Luciano tutto più. Perché credo che lì ci sia molto, molta speranza, ma soprattutto molto di quello che deve essere cambiato. No, ragazzi non invidiate, ragazzi ammirate, ragazzi provateci, ragazzi tentate, fallite ma riprovateci. Quanti sono gli scout qui? Ci sono degli scout? Ci sono più votanti di Grillo che scout? 1, 2, 3, 4. Allora, nello scoutismo, quando si finisce il percorso educativo, si chiama partenza, che è, se ci pensate, una contraddizione in termini, perché hai finito e fai la partenza. È esattamente l'obiettivo dello scoutismo: finire perché tu possa ricominciare. In questa, alla fine, nello scoutismo c'è l'usanza di scrivere una lettera. Io ho scritto questa lettera come se fosse alla fine di un percorso per ripartire, e ho detto le cose che ha detto meglio di me Gerardo. Non possiamo passare il tempo a invidiare gli altri. Se uno ce la fa è bravo, merita la nostra stima. Non state a rosicare, a rodervi il fegato. Abbiate il coraggio di dire: se uno ce la fa vale il nostro, la nostra amicizia. Questo è il senso dell'arte della partenza e questo è il senso del libro. Grazie di cuore, buonanotte a tutti. Grazie. Un secondo. Rieccomi qui nuovamente a ricordarvi le regole. Mi raccomando.